che siamo contrari al sito della polveriera perché è un sito inadeguato, in più siamo anche contrari a tutti questi immigrati che girano già nel nostra, la nostra cittadina ha già dato, perché se noi usciamo di sera vediamo delle bande di persone che girano che nemmeno la polizia ha identificato, perché questi arrivano, non si sa da dove vengono, stanno qualche giorno presso altri immigrati e non sono nemmeno identificati da loro. E poi ci abbiamo già a Tarquinia un allarme sociale, perché purtroppo la nostra cittadina è soggetta a furti continui nelle abitazioni. Praticamente ci sono famiglie di cui sono stato sollecitato più volte a intervenire su questa problematica, che hanno proprio un disagio sociale, che hanno paura ad uscire. Purtroppo aree molto grandi della nostra città sono state sottoposte a furti continui. Anche segretario del PD di Tarquinia, Piero Rosati, ancora in corso il consiglio, poco fa è stato sospeso il punto più acceso, quello sul possibile centro d'accoglienza per migranti alla ex polveriera. Un parere? Buongiorno. Il parere a caldo è stata una profonda delusione nel verificare che purtroppo argomenti scottanti e delicati come questi, che investono la vita delle persone, la dignità delle persone e ovviamente il tessuto sociale di un paese, vengono affrontati con addosso le magliette ideologiche e il confronto, il dialogo diventa uno scontro di posizioni che non porta a niente, è dannoso e anzi, secondo me, complica ancora di più il problema. Senti, la sintesi che si è trovata in conclusione di riaggiornarci in una conferenza dei capigruppo per un consiglio comunale aperto in documento condiviso, ti lascia più ottimista? Sì, sicuramente sì, spero di sì, anche se fuori dalle righe ti dico che non credo che quella commissione, in quella commissione ci siano animi liberi e senza pregiudizi per una discussione pacata e concreta. Sicuramente anche lì ognuno farà fronte rispetto alle proprie posizioni, perché serve per la campagna elettorale, serve per far contente i propri affezionados, le proprie tifoserie, e questo è il tumore della politica oggi. Un problema come questo viene affrontato non in maniera oggettiva e concreta per il bene della collettività, eppure facendosi carico del problema di questi poveri disgraziati che vivono un dramma, ma viene affrontato così con la contrapposizione politica, quando la politica diventa uno strumento per far del male e non per far del bene. Questo è purtroppo oggi il grave, grosso problema che vive Tarquinia, ma che è oramai di livello nazionale. Grazie mille. Prego. Sindaco Mazzola, pochi minuti fa la sospensione del punto sugli immigrati alla ex polveriera per una conferenza dei capigruppo che porterà probabilmente a un consiglio comunale aperto. Sensazioni? Ma io tanto avrei votato subito l'ordine del giorno, perché era un ordine del giorno che parlava e traspariva la volontà di tutti i cittadini, compreso il consiglio comunale, quello di dire no alla tendopoli, e questo era il punto fermo che dovevamo fare immediatamente, perché io fra pochi minuti avrei inviato al ministro e a tutti quanti. Questa bagarre che si fa anche su questi temi importanti da parte della minoranza, una minoranza che ormai io non condivido più, non c'è più un livello di discussione serio, ma soltanto attacchi personali e attacchi politici, hanno creato questo problema che forse ci indebolisce un po'. Vabbè, è comunque meglio magari un documento condiviso con due giorni. Sono d'accordo, ma quel documento era semplice, era un documento che diceva no alla tendopoli e diceva sì a un'integrazione, quella fatta da persone serie, da cittadini seri, che dove una parte, 10-15, le dobbiamo prendere, perché non siamo razzisti, Tarquinia non è razzista e non lo deve essere. Tarquinia è una città accogliente che deve accogliere anche chi sta in difficoltà. Senti, in questi giorni sei riuscito a capire meglio in termini di numeri di che tipo di centro sarà quello? No, che questo non ci sono riuscito, perché la cosa che mi dispiace più di tutto, che io sono stato sempre una persona che ha rispettato i ruoli istituzionali, ha rispettato le forze dell'ordine, c'è un buon rapporto con tutti, sono stato escluso.
da questa cosa fatta in gran silenzio a Tarquinia senza essere avvertito, avvertito come sindaco e come ufficiale di governo. Questa cosa mi dispiace, già sto portando nelle sedi giuste perché sono offeso. Senti, si ha già idea più o meno di quando potrebbe esserci questo consiglio aperto e quindi di quando si elaborerà un documento definitivo? No, non lo so, ormai ha preso in mano il Presidente del Consiglio, quel gruppo. Io spero che facciano una cosa seria, non politica, non di lite, non di parte, ma sia che parli per tutta la città e le facciano in modo trasparente, urgentissimo. Grazie mille. Pietro Serafini, una piccola vittoria per te, insomma, per l'opposizione, la sospensione del punto e la convocazione della conferenza dei capigruppo per elaborare un documento comune. Cosa ne pensi? Penso che io oggi venivo per sentire i nostri amministratori a che punto eravamo di questa situazione. Ci siamo resi conto che era una situazione confusa di cui il sindaco non è riuscito comunque a darci delle informazioni concrete. Sembra comunque impossibile che in quell'area vengano ospitate le famose 500 persone, perché quell'area non ha né in termini di vivibilità, sia di norme igieniche, la possibilità di ospitare queste persone. Oggi però abbiamo sventato anche un'altra cosa molto importante, che era un documento portato dal sindaco e dalla sua amministrazione senza essere condiviso con noi. Che citava delle cose secondo me alquanto gravi, nel senso che comunque diceva di la contrarietà a quel sito, ma faceva un'apertura per poi portare queste persone dove qualsivoglia, senza comunque mediare sia con la popolazione sia con noi amministratori di minoranza, una cosa comunque logica, una cosa che noi avremmo voluto, insomma, condividere. Senti, ora abbiamo richiesto linea di massima i punti che porterete in questa discussione per elaborare un documento concordato. Allora, noi innanzitutto mostreremo la totale contrarietà. La totale contrarietà, perché Tarquinia ancora non è pronta. Quindi dovremo prima vedere quante unità hanno deciso comunque di distribuire nella provincia di Viterbo, e qualora ci fosse un numero su cui discutere o una convocazione da parte della prefettura, noi saremo i primi comunque a presentarci per fare la nostra parte. Noi vogliamo fare la nostra parte, ma non di più di quello che ci spetta. In tutto vorremmo comunque essere partecipi a questo iter, perché comunque qui c'è il futuro delle nostre famiglie e il futuro della nostra popolazione. Quindi se proprio dovremmo, comunque un numero esiguo che venga gestito in una maniera non come la prevede il sindaco, ma come prevede tutta la popolazione. Anche un mini referendum, o invitiamo comunque la popolazione a essere partecipi a questa commissione dei capogruppo che verrà fatta a breve termine, perché abbiamo chiesto comunque che venga fatta a breve termine, e lì recepiremo anche tutto quello che ci dice la nostra popolazione per farlo mettere in atto. Perché noi, è il contrario di come dice il sindaco, noi siamo rappresentanti della nostra popolazione, non possiamo prendere scelte così importanti e fare di testa nostra. Noi li dobbiamo ascoltare e dobbiamo cercare di far arrivare le idee della nostra popolazione alle istituzioni. Questo è il ruolo degli amministratori, questo è il ruolo della giunta e questo è il ruolo del nostro sindaco, che ad oggi, come in tutte le altre scelte, il nostro sindaco non ha fatto rispettare. E la popolazione si è allontanata da questo modo di pensare. Noi vogliamo immettere comunque un modo di pensare diverso, un modo di pensare che sia vicino ai nostri cittadini. Grazie mille. Arrivederci.